Scusi, stavo cercando Antonio, il figlio della signora Anna. Niente. Cosa? Niente. Antonio? No, ma dai! E tu che ci fai qui? Un cappuccio, grazie. Subito, signora. È bello cremoso, né? Non si preoccupi che la mia crema è brevettata. Certo, Matte, che tu, dopo tutto sto tempo, non sei cambiato per niente. Tu invece hai cambiato casa. Sono passato da te prima, ma ecco, mi ha aperto un qua. Tipo... Il cappuccio alla signora, prego. Grazie. Paolo purtroppo è fatto così. Da quando è tornato dalla Russia non fa altro che ascoltare lo stesso disco e provarsi divise militari. Dice che dobbiamo aiutare i fratelli russi a diventare capitalisti. Prego, mi dica. Ha un pezzo di pizza rossa da portare via. Scusa, tu non dovevi andare a studiare a Londra? Sì, Londra. E chi mi dava i soldi, tu? Com'era la pizza? Russa! Vedi, Matte, è bello pensare di farti una vita al di fuori del tuo bel paesello di provincia. Purtroppo però bisogna fare i conti con la realtà. Ecco, bravo, mi faccia il mio adesso. Vedi? Un euro tondo tondo, signora. E tu dai, racconta. Non eri sotto contratto ancora per 2 anni? Ah, lascia perdere, è una storia lunga. Senti, ma con gli altri ci si trova ancora alla strada? Come sempre, anzi. Perché stasera non fai un salto? Contaci. Matte. Guarda che tornare a casa non è una sconfitta. Ma perché uno si deve sbattere così tanto per combinare qualcosa nella vita? Da quant'è che aspetti? 3 mesi, ti rendi conto? Ragazzi, dov'è Carlo? È arrivata questa per lui, devo dargliela subito. Sarà la risposta che stavo aspettando. Dai, aprila, vediamo cos'è. Stai fermo, fatti i cazzi tuoi. Dovrebbe arrivare a giorni, ma io non ci conto, figurati. Non riuscirò mai a lasciare questo paese. Ma non dire cazzate. Non è che ce la fai, fidati, no? E allora, che facciamo? Il risultato che ne segue dalla prova scritta del successivo colloquio sostenuto dal richiedente, nonostante il numero di posti disponibili fosse già esaurito e soddisfacente ai fini dei requisiti richiesti. Pertanto il candidato è ritenersi idoneo. Si prega di presentarsi entro le ore... Non mi preso. Che c'è, ragazzi? C'è qualcosa che dovremmo sapere? Pertanto, il candidato deve tenersi idoneo. Ragazzi, parto! Parto veramente! Io non riuscirò mai a lasciare questo paese, eh? Aspettatemi! Hey Matt. Yeah, Sam. Hey, you talked to Mark lately? I haven't really talked to him, but he looks pretty down. He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then. What do you suppose we should do? Well, does he
he like butter tarts? Almeno un bacio? Io me ne vado di qua. Che hai detto? Niente, niente, però da solo. E se me ne andassi veramente? Ah, ancora, Alice, ma dove cazzo vuoi andare? Ma non lo so, via di qua, via da tutto questo. Guarda che tutto questo, fino adesso è stata anche casa tua. E non mi pare ti facesse così schifo. Lo dici tu? E poi adesso tutta sta primavera, fazzoletti, polline, naso che cola. Che merda, voglio la città. Fumi, smog, traffico, vicini che neanche ti conoscono. Brava, brava. Immagino già che favola. C'era una volta Alice nel paese delle meraviglie. Ma quale paese, questo? Bello. Solo che lei voleva vivere in un'altra storia. Ma poi si accorse che non gli andava poi così male. Ma tu non sai come mi sento. Mi sento come... come una barca in un bosco. Ma guarda che tempo di merda! Io me ne voglio proprio andare, non ce la faccio più. Ma in fondo l'hanno fatti i miei, l'hanno fatti i tuoi. Voglio dire, quando un posto ti sta stretto. Peccato che loro qui si sono fermati. Evidentemente non si trovavano poi così male. Ma io sto parlando di me, di me! Oh, ma cavolo, vuoi la città? Ma eccola, è qui! Vai, vai! Ci sto io qua con i miei amici, con i tuoi amici. Sì, è con la gente che crede di sapere tutto di tutti. Ok, qui tutti ti conoscono, beh, è questo che ti fa paura. Ma tu, che cosa vuoi fare nella vita? E tu? Io? Io lo so, io vado a lavorare al centro di fecondazione qui. No? Che culo! E poi, cosa credi? Che in città ci siano stelle così belle?